tutti coloro che hanno messo in movimento il movimento in quegli anni, no? Nel corso degli anni 60. Pochissimi di quelli poi si ritrovano su posizioni come le mie, cioè posizioni che rifiutano la logica della contrapposizione rispetto alle organizzazioni tradizionali e conducono la loro battaglia critica all'interno delle stesse. Pochissimi. Io ritengo che questa posizione astorica, velleitaria, estremistica o come si diceva allora extraparlamentare della larghissima maggioranza del movimento abbia costituito l'humus in cui poi hanno potuto attecchire le organizzazioni terroristiche. Curcio nel 68, nel 70 quando fonda il suo primo nucleo, sta dentro, è uno, e raccoglie persone di quel movimento. E poi successivamente, quando Lotta Continua si scioglie, molti di noi altri sono andati nelle formazioni armate, in prima linea o nelle Brigate Rosse. È chiaro che se fossimo stati in presenza di uno Stato diverso, se fossimo stati in presenza di una risposta alle istanze critiche e di riforma del movimento studentesco e del movimento operaio all'inizio, nel corso degli anni 60, se non ci fossero stato Piazza Fontana, se non ci fosse stata la minaccia costante di golpe, reale, realissima in quegli anni, è evidente che anche l'estremismo di queste fasce del movimento avrebbe attecchito infinitamente di meno. È chiaro che non c'è una responsabilità, che le responsabilità sono complesse. È evidente che in quegli anni è mancata completamente da parte della classe politica del nostro paese la capacità di comprendere e di rispondere alle istanze di riforma che c'erano nel movimento. Prima della strage di Piazza Fontana, quindi della fine del 1969, mai nessuno nei movimenti si era mai organizzato per uccidere. Le lotte si sono sempre svolte rigorosamente alla luce del sole, pagando di persone, operai, studenti, carceri, processi, denunce. A viso aperto, quindi. Ma non perché ci fosse esibizionismo, perché stare in prima fila costava anche la vita, come si è visto. Quindi non era uno scherzo, non era una passeggiata. Ma era l'ansia di trasformazione, la convinzione nelle proprie idee, nelle proprie buone ragioni, che spingeva, per così dire, a stare proprio sul fronte di lotta più avanzato. Mai dimenticarsi che il rapimento di Moro avviene nello stesso giorno in cui alla Camera dei Deputati il Partito Comunista si apprestava a votare a favore di un governo presieduto dall'onorevole Andreotti, passando dall'astensione al voto sì. Mai dimenticarlo. Quando si chiacchiera, si svanvera che il terrorismo non paga. Il terrorismo, ahimè, paga e come? Il terrorismo non ha effetto. Il terrorismo ha effetti catastrofici a volte nella storia dei paesi. Cosa sarebbe stato questo paese se andava avanti la strategia del compromesso storico che poteva essere garantito soltanto da